Siamo con Mister Torrente, conferenza prepartita della gara con il Perugia. Allora, Mister, come di consueto, presentiamo la gara di domani, l'avversario, un avversario importante, il Perugia. Sì, è un derby con una squadra costruita per vincere il campionato, una squadra che lotterà insieme al Padova per la vittoria finale. A domani, come dicevo, è un derby e noi vogliamo dare continuità alla prestazione, risultato di Verona. Ce la metteremo tutta per dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Il Perugia Mister è una squadra di qualità enorme, secondo attacco del campionato, giocatori importanti in tutti i reparti. Cosa temi in particolare, del Perugia? Ah, è una squadra che ha grandi qualità, soprattutto in attacco, giocatori di un'altra categoria, giocatori che possono risolvere la partita a qualsiasi momento. Ci vuole una grande attenzione, una grande applicazione, perché sono giocatori che ti possono punire al minimo errore e poi loro sfruttano molto bene le palle inattive, dove creano sempre situazioni diverse. Veniamo a noi, mister, facciamo un po' il punto sui convocati, sugli assenti e sull'eventuale assetto tattico, se intendi cambiare qualcosa. No, per quanto riguarda gli assenti, purtroppo mancherà Guanito, poi Cucchietti e Migliorelli, da valutare Sciadi che non sta benissimo. E per quanto riguarda l'assetto, noi abbiamo due soluzioni, domani deciderò quale scegliere. La grande prestazione di Verona, abbiamo rischiato pochissimo, può essere quello, come accennavi prima, un punto di riferimento da quale ripartire anche domani? Assolutamente, anche perché non puoi permetterti, come dicevo prima, degli errori con squadre così e con giocatori di questa qualità. C'è successo già in passato con squadre importanti e quindi ci vuole veramente una grande prestazione difensiva da parte di tutta la squadra e poi dobbiamo essere bravi a crearci l'occasione per poter far male al Perugia. Ti giro, mister, domande della stampa locale. Gianpiero Vidini, La Nazione, ti chiede: a Verona il Gubbio ha conquistato la sesta vittoria esterna, sesto risultato utile consecutivo, 12 punti. La squadra ha ormai raggiunto la piena maturità. Ma io lo spero, lo spero. Questo è un campionato difficile, molto equilibrato. Noi dobbiamo continuare a dare continuità ai risultati, soprattutto per raggiungere al più presto l'obiettivo della salvezza. Il derby con il Perugia, sempre Giampiero Vedini ti chiede, arriva in un momento un po' chiave della stagione, no? C'è qualcosa che temi in particolare, i giocatori, ne hai fatto già riferimento, in generale di questa partita domani? Sì, l'ho detto, la qualità dei giocatori, dei singoli, soprattutto in avanti, e poi c'hanno fisicità, c'hanno centimetri, ripeto, sfruttano bene anche le situazioni da fermo, anche col Carpi, l'ultima partita, hanno sfruttato due situazioni da fermo e ha vinto la partita. Emanuele Giacometti, Mondo Primavera Tutto Sport, ti chiede, ieri è avvenuto un rinnovo importante, sei contento di questo rinnovo Sì, biennale? sono contento, ringrazio il presidente e quello che cercavo per dare continuità a una programmazione insieme al presidente per far sempre meglio. Sempre Giacometti ti chiede, il Perugia può ancora sperare di vincere il campionato? Assolutamente sì, insieme al Padova, vigile del campionato, le rose più complete, più forti, credo di sì. Eurogrilli, Corriere dell'Umbria, Gazzetta dello Sport ti chiede, all'andata il Perugia ha schierato il 3-5-2, il Gubbio 4-3-1-2, con il Carpi. Caserta ha disegnato un po' il Perugia con il 4-3-1-2, uno schema praticamente che potrebbe riproporre anche domani. Quindi giocare a specchio in questa situazione sarebbe uno contro uno, no?
visto il tasso tecnico superiore degli avversari, il Gubbio potrebbe cambiare qualcosa? No, noi abbiamo la nostra identità, ma come dicevo prima, abbiamo due soluzioni, poi domani deciderò. Di sicuro ci vuole una grande prestazione con squadre di questo valore, di questo spessore, quindi ci vuole la massima attenzione, concentrazione, però anche coraggio, personalità, giocarcela senza nessun timore, con grande rispetto. Ma noi vogliamo giocarci per provare a battere il Perugia. Sempre Ronrilli ti chiede, con il 4-3-1-2, giocando a specchio, saranno importanti raddoppi sistematici, pressing, velocità da parte del Gubbio per riequilibrare magari il gap tecnico con il Perugia? Ma senz'altro, ci vuole aggressività, ci vuole tutte queste cose che ha detto lui per sopperire alla meno qualità tecnica da nostra. Quindi ci vuole una grandissima prestazione dei ragazzi, che io sono convinto che daranno il massimo per regalare una gioia ai nostri tifosi. E tra i nostri tifosi speriamo di regalare una gioia anche a Caterina, la nostra tifosa speciale, mister. So che tu Sicuramente volevi sì. riservare due parole a questa iniziativa. Sì, una iniziativa bellissima, complimenti. E speriamo di, siccome sappiamo che Caterina è la nostra tifosa, speriamo di regalargli una grande soddisfazione.